Il video che vedrete è stato registrato con un italiano un po' arcaico. Cercate di coglierne l'essenza. Si presenterà l'evidenza chiaramente indicante, a nostro avviso, per cui la reale Suor Lucia fu uccisa e rimpiazzata da una spuria Suor Lucia, probabilmente tra il 1958 ed il 1959. Già dal 2 luglio 1959 la diocesi di Suor Lucia pubblicava lettere false a nome suo. Suor Lucia era stata messa a tacere. Verosimilmente, fu in tale periodo che la reale Suor Lucia morì o venne uccisa. È assai probabile che la spuria Suor Lucia venne installata durante tale periodo. Tale fu una donna in qualche modo rassomigliante a Suor Lucia. Ella fu probabilmente un agente comunista o un'attrice pagata. Ella potrebbe essere anche stata ricattata o pagata per recitare la parte di Suor Lucia, ed una volta avente incominciato ad atteggiarsi pubblicamente come Suor Lucia, ella si adattò alla parte, essendo divenuta il suo stile di vita, per non potersi più voltare indietro. Il nostro monastero, il monastero della Famiglia Santissima, è stata la prima organizzazione al mondo a menzionare pubblicamente il concetto di una spuria Suor Lucia, fornendo evidenza sostenente tale idea allorquando pubblicammo il nostro articolo L'intera verità circa la consacrazione e la conversione della Russia e la spuria Suor Lucia. Occorre rimembrare che per stessa ammissione di Suor Lucia, ella non sapeva quando sarebbe morta, altrimenti ella avrebbe già mai fatto promettere al vescovo da Silva di aprire e leggere il terzo segreto al mondo intero dopo la sua morte o nel 1960, qualunque evento fosse giunto prima. Pertanto, Suor Lucia non era certa di vivere sino al 1960. Si sa anche che una volta giunto l'1 gennaio 1960, Suor Lucia avrebbe incominciato a comunicare a tutti e a chiunque, entro le sue possibilità, il contenuto del terzo segreto. Come visionato nella sua nota del 2 luglio 1959, la Cancelleria di Coimbra dichiarò autoritativamente che Suor Lucia aveva nulla più da aggiungere circa Fatima. Divenne anche sempre più difficile vederla, e per anni nulla più che i suoi scritti vennero pubblicati. La sua testimonianza iniziò a divenire compromettente. Stranamente, per così dire, il confessore di Suor Lucia, padre Aparicio, una volta tornato dal Brasile nel 1960, non poté vederla. Egli rimarcò, citazione, «Io non ho potuto parlare con Suor Lucia, poiché l'arcivescovo non poteva offrire il permesso di incontrarla. Le condizioni di isolamento in cui ella si trova sono state imposte dalla Santa Sede. Conseguentemente, nessuno può parlarle senza una licenza da Roma». Fine citazione. Tale permesso per vedere Suor Lucia sarebbe stato concesso solamente da due persone, o da Antipapa Giovanni XXIII o dal cosiddetto cardinale prefetto del Santo Uffizio. La ragione donde solamente due persone avrebbero concesso lo speciale permesso di vedere Suor Lucia entro il 1960 è quella per la quale entro il 1960 non si avrebbe più avuto a che fare con Suor Lucia medesima, si avrebbe avuto a che fare con la spuria Suor Lucia. Antipapa Giovanni XXIII ed i suoi compari agenti cospiratori avrebbero continuato a celare la verità circa il terzo segreto e l'appena installata spuria Suor Lucia. La spuria Suor Lucia fece la sua prima apparizione pubblica il 31 maggio 1967, assieme ad Antipapa Paolo VI. La gente avente guardato la pellicola della visita di Antipapa Paolo VI a Fatima, testificò che questi pregò nemmeno un Ave Maria. Ecco le fotografie della reale Suor Lucia nell'anno 1945, all'età di 38 anni. Si può giudicare da sé. Ciò nonostante, la donna qui rappresentata non è la medesima della fotografia precedente. Innanzitutto, tale fotografia è del 1967. Pertanto, tale dovrebbe essere apparentemente stata Suor Lucia 22 anni appresso, a 60 anni di età. Ciò malgrado, tale donna sembra tanto giovane, se non di più, quanto Suor Lucia all'età di 38 anni. Per quanto si invecchi dall'età di 38 all'età di 60 anni, una persona sembrerà essenzialmente la stessa.
Oltre alle differenze nell'apparenza, l'altra cosa che si è notata è che i denti della spuria Suor Lucia erano normali e non irregolari. Ciò non di meno, quando miranosi i denti della reale Suor Lucia, vedesi che i suoi denti erano larghi, prominenti ed irregolari. Un'altra cosa da notare è che il mento della reale Suor Lucia è molto basso, mentre il mento della spuria Suor Lucia è molto più lungo. Quando la reale Suor Lucia rideva, la sua bocca formava una U. Quando rideva la spuria Suor Lucia, il suo viso formava una U capovolta. Alcuni chiederebbero, citazione, perché non notarono i parenti di Suor Lucia la spuria Suor Lucia? Fine citazione. In un convento cattolico tradizionale carmelita, quando una suora incontra dei visitatori, essa li incontra da dietro la grata o griglia. La griglia o grata è un ostacolo celante la persona dall'altra parte perfettamente. Quando la suora si reca ad incontrare i visitatori, essa indossa un grande velo. La grande griglia detiene anche delle serrande d'una tenda. La tenda è abbassata, cosicché la suora non veda i visitatori. Essi non possono affatto distinguere le esatte sembianze della suora. Essi possono solamente vedere una figura ed udire la voce della suora. La sola volta che la tenda viene rimossa è quando la suora si incontra con la sua famiglia. Ciò malgrado, la maniera per cui i parenti di Suor Lucia non abbiano notato l'impostore sarebbe stata quella per la quale la superiore abbia ordinato che la tenda non venisse rimossa anche per le visite con la sua famiglia. Sarebbe bastato ciò affinché la di lei famiglia non avesse riconosciuto l'impostore. Comunque sia, persino ciò non sarebbe stato necessario. La superiore del convento carmelita dell'epoca fu probabilmente complice nella cospirazione coinvolgente la spuria Suor Lucia. Le visite familiari per le suore presso i conventi carmeliti accadevano usualmente una volta all'anno. La durata usuale della visita era quella di un'ora. Si sa nemmeno se durante gli ultimi anni 1950, periodo donde noi crediamo che l'impostore sia stata installata, i parenti di Suor Lucia la vedessero una volta all'anno. Secondo le regole particolari del convento di cui Suor Lucia entrò a fare parte, finanche i parenti stretti non potevano avvicinarsi. Inoltre, la superiore sarebbe stata presente ogni qualvolta Suor Lucia avesse incontrato visitatori. Se fosse passato qualche anno durante cui i suoi parenti non la visitarono, essi potrebbero non avere riconosciuto la spuria Suor Lucia. La più parte della gente rimembra le sembianze dei suoi parenti tramite le fotografie, ricordandosi della loro voce, parlando loro al telefono. I parenti più stretti di Suor Lucia probabilmente non le parlarono affatto al telefono durante quel tempo e le fotografie di Suor Lucia furono probabilmente non disponibili e non preservate da parte dei suoi parenti. Una volta passati molti anni senza vedere i parenti e senza essere rammentata delle loro sembianze, principalmente dalle fotografie, la più parte della gente si rimembrerebbe neppure il loro aspetto. Si conoscono solamente 10 fotografie circa Suor Lucia. Tali fotografie furono probabilmente non viste dai suoi parenti. Ove non si avessero fotografie dei propri parenti, come si rimembrerebbero? Mediante la propria memoria del loro aspetto. Tuttavia, nel caso di Suor Lucia, vi era quasi nessuna memoria. Suor Lucia entrò in collegio nel 1921, 4 anni dopo le apparizioni di Nostra Signora di Fatima. Di poi, nel 1928, Suor Lucia entrò nel convento di Suore Dorotee a Tui, Spagna. Dopodiché, nel 1946, Suor Lucia entrò nel convento carmelita di Coimbra, Portogallo. Si detiene nessuna idea di quanto spesso la sua famiglia l'abbia visitata presso il convento, sicché i suoi parenti non poterono conoscere Lucia dos Santos così bene. Sino ad ora si è mostrata l'evidenza donde noi crediamo che una spuria Suor Lucia abbia sostituito la reale Suor Lucia durante gli ultimi anni 1950. Le lettere della spuria Suor Lucia provenienti dagli anni 1960 sino all'anno 2000 conterrebbero una scrittura almeno in qualche maniera differente da quella della reale Suor Lucia. Ecco delle lettere provenienti dalla reale Suor Lucia, 17 dicembre 1927, 29 maggio 1930, 17 novembre 1935. Mirasi l'arco della G minuscola. Allorquando mirasi la lettera della spuria Suor Lucia del 13 aprile 1980, vedesi che la sua G è arcata diversamente. Ecco una S maiuscola in lettere del 17 dicembre 1927, del 29 maggio 1930 e del 17 novembre 1935. Ecco una lettera della spuria Suor Lucia del 13 aprile 1980 e del 13 luglio 1989. La S maiuscola proveniente da tali lettere del 1980 e del 1989 della spuria Suor Lucia è decisamente differente dalla S maiuscola della reale Suor Lucia. Ecco, vedete questo video in cui le due Suor Lucia, in una maniera abbastanza evidente, si vedono completamente diverse.
In questa foto è eclatante la differenza. Alla vostra sinistra la vera Suor Lucia, alla destra invece la Suor Lucia Sosia. Notare gli zigomi, gli occhi, le sopracciglia, la bocca. Il naso, se guardate bene il naso, ha una punta completamente diversa. Vedete, il naso della vera Suor Lucia ha la punta all'insù, mentre quello della Sosia è all'ingiù. Questi nasi hanno due punte e due angoli completamente diversi. Il mento, sempre alla sinistra la vera Suor Lucia, mentre alla destra è evidente che si tratta di una Sosia. Ancora altre due foto dove si vede chiaramente che le due non sono la stessa persona. In questo caso vediamo Suor Lucia bambina, le varie fasi della crescita, e tutto quadra come vedete. Eccola qui più ragazza, sempre alla sinistra, ed ecco di nuovo la Sosia, quella che è stata posta e che ci hanno fatto passare in tutti questi anni per la vera Suor Lucia. Vedete, qui insieme a Paolo VI c'è la finta Suor Lucia, la Sosia. Guardate un po' come adesso, ecco, con questa fotografia possiamo vedere come le due erano completamente diverse. Questo è stato fatto dal 1960 in poi, cioè dal Concilio Vaticano II. Concilio che chi ha studiato la storia sa essere stato un concilio di apostasia, di tradimento della vera Chiesa. E adesso invece andiamo ad ascoltare una cosa molto molto importante che riguarda proprio il terzo segreto di Fatima. Padre Fuentes asserì che allorché incontrò Suor Lucia, ella era molto triste, molto pallida ed emaciata. Suor Lucia riferì a Padre Fuentes che il Dio avrebbe castigato il mondo in maniera terribile. La punizione proveniente dal cielo sarebbe stata imminente. Citazione: Padre, quanto tempo è rimasto prima che giunga il 1960? Esso sarà molto triste per tutti. Non una persona gioirebbe affatto ove il mondo prima non pregasse e facesse penitenza. Io non sono in grado di fornire altri dettagli, poiché esso è ancora un segreto. Questa è la parte del messaggio di Nostra Signora che rimarrà segreta sino al 1960. Fine citazione. Suor Lucia continuò. Citazione: la mia missione non è quella di indicare al mondo le punizioni materiali certamente in arrivo ove il mondo prima non pregasse e facesse penitenza. No, la mia missione è quella di indicare a tutti l'imminente pericolo in cui noi ci troveremmo di perdere le nostre anime per tutta l'eternità qualora noi rimanessimo ostinati nel peccato. È necessario che ciascuno di noi incominci a riformarsi spiritualmente. Ciascuna persona non deve solamente salvare la sua anima, bensì tutte le anime che Dio ha posto sul suo cammino. Il diavolo è nell'umore di iniziare una battaglia decisiva contro la Vergine, ed una battaglia decisiva è la battaglia finale, donde una fazione diverrà vittoriosa e l'altra soffrirà la sconfitta. Sicché, d'ora innanzi, noi dobbiamo scegliere fazione, o noi sosterremo il Dio o il diavolo. Non vi è altra possibilità. Il Dio sta offrendo due ultimi rimedi al mondo. Questi sono il Santo Rosario e la devozione al Cuore Immacolato di Maria. Questi sono gli ultimi due rimedi significanti che non ve ne saranno altri. La Santissima Vergine in questi ultimi tempi donde noi viviamo ha offerto una nuova efficacia alla recita del Rosario, a tal punto che esiste nessun problema, non importa quanto difficile esso sia, anche nelle vite dei popoli e delle nazioni, che noi non possiamo risolvere mediante la preghiera del Santo Rosario. Con il Santo Rosario noi ci salveremo. Noi ci santificheremo, noi consoleremo nostro Signore ed otterremo la salvezza di molte anime. Infine, la devozione al Cuore Immacolato di Maria, la nostra Santissima Madre, consiste nel considerarla come il trono della misericordia, della bontà e del perdono, e come la porta certa per cui noi dobbiamo entrare in cielo. Fine citazione. Suor Lucia comunicò a Padre Fuentes che la Beata Vergine Maria le aveva fatto comprendere che noi stiamo vivendo negli ultimi giorni del mondo. Dopo il discorso di Padre Fuentes, donde egli relazionò ciò che Suor Lucia gli aveva comunicato, il discorso venne pubblicato nelle riviste del mondo intero. Recitare il Santo Rosario come chiesto da Maria a Fatima è di estrema importanza in questi ultimi tempi. Il Rosario è l'arma spirituale più potente che abbiamo.